amici di Gas Television, buongiorno da San Juan. Ormai il sole si è alzato, siamo a un passo da Cordova, un passo si fa per dire. Sono 926 km la tappa di oggi, lo stage numero 13 di questa Dakar, del 40esimo, che ricorderemo a lungo per quanto vissuto, per le grandi emozioni che ci hanno regalato in particolare i nostri due azzurri, i nostri due italiani, i nostri due piloti del Team Solaris, Maurizio Gerini col numero 42, Fausto Vignola col numero 108. Sono già in pista, io sto aspettando di partire con la mia vettura, una vettura, un Pajero V6 del team PBX, e con la quale sto raggiungendo man mano il bivacco dopo bivacco la direzione Cordova. Sarà una tappa molto lunga, questa penultima di questa 40esima edizione della Dakar. Ci saranno molti pericoli 3 da affrontare, i pericoli 3 corrispondono a pericolo di vita, quindi sono segnalati, li ho visti sui roadbook dei ragazzi che se li stavano confezionando, se li stavano evidenziando. Ci sono nella prima parte molte dune piccole e con tanta sabbia anche di varia consistenza, tra cui anche il temibile Fesh, e poi delle dune molto alte. Bisognerà stare attenti alla navigazione, sono tanti chilometri, e soprattutto tenere d'occhio anche le temperature. Temperature molto alte, oggi sfioreremo i 45 gradi così come ci hanno segnalato. Noi continuiamo il nostro avvicinamento verso Cordova nella speranza di poter portare un pezzo di questa Web TV, e ne approfitto per salutare l'amico Claudio Lionello che dall'Italia sta facendo un grandissimo lavoro e speriamo di poterlo avere qui sul campo il prossimo anno qualora decidessimo di ripetere questa avventura, che non è proprio un'avventura ma è qualcosa di più, qualcosa che si avvicina davvero a un sogno irreale che invece è proprio tangibile, è reale, e come se lo è, e lo si manifesta, lo si può evidenziare in tutta la sua durezza, in tutta la sua, le sue caratteristiche anche di crudeltà per certi versi, per quello che con cui bisogna misurarsi, tra cui il sonno, si dorme veramente poco. E avrei mille cose, mille aneddoti da raccontarvi, e poi chissà che non lo faremo in uno speciale sempre su Gas Television. E allora niente, ci vediamo a Cordova, e domani poi una tappa quasi in scioltezza, dopo tutti i chilometri che abbiamo fatto ci saranno 240 chilometri, una sorta di passerella prima della premiazione finale. Grazie a voi tutti da Franco Giannone qui sul bivacco che ormai si sta svuotando, vedete, qui a San Juan, Dakar 2018 che sta per volgere al termine. Ci sentiamo presto, ciao, ciao a tutti.